Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. GF VIP 7, si sta già predisponendo il Toto Nomi per la nuova edizione del reality che verrà condotta da Alfonso Signorini. Uno sembra già spopolare ed ECM, la nuova edizione del reality di Signorini sta già prendendo forma. Il conduttore non si sta risparmiando nel cercare di organizzare il tutto al meglio. Si preannuncia un GF VIP 7 scoppiettante e il padrone di casa ha già messo a segno alcuni colpi che stanno rimbalzando come indiscrezioni insistenti sul web. Un nome è trapelato nelle scorse settimane ed ora è spuntato Mac come secondo probabile concorrente della settima edizione. Avete sentire di chi si tratta? GF VIP 7, spunta il nome del nuovo concorrente. Si è conclusa da poco la sesta edizione, ma Alfonso Signorini non perde di certo tempo e sta già organizzando il GF VIP 7. Giusto il tempo di concedersi uno stacco dalla TV per tornare più agguerrito che mai. Si è già parlato nelle scorse settimane di una concorrente fortemente corteggiata e voluta dal conduttore. Il nome di cui stiamo parlando è Gwendalina Canessa, una ex concorrente del reality che conosce bene le dinamiche e che renderebbe molto contenti i fan del programma con la sua presenza. Ora Davide Di Maggio ha rivelato un possibile nome maschile. Avete saputo? Il prossimo inquilino del reality, il GF VIP 7, sta già prendendo forma per la partenza prevista il prossimo 19 settembre. Dalle indiscrezioni è emerso un papabile nome che ha sollevato la curiosità del web. Si tratta di un uomo che ha come iniziali CM. Secondo Blog TV si tratterebbe di Matteo Cambi. Noto imprenditore nato a Carpi che è diventato famoso grazie al suo brand ovvero Guru. Ha avuto un periodo di smarrimento dopo aver raggiunto fama e denaro in brevissimo tempo e la sua partecipazione potrebbe riscattare quel momento nero vissuto anni fa. Non resta che attendere di capire se si tratta di una notizia reale o meno. A questo punto non resta che attendere le nuove indiscrezioni sui possibili nomi del Grande Fratello VIP 7. Nel frattempo si è sollevata una questione in merito a Sonia Bruganelli per la sua posizione da opinionista. Sul web è circolata la voce che fosse stata richiamata dopo che Giulia De Lellis avrebbe rifiutato il ruolo. Ma ci ha pensato Signorini a smentire la notizia e ad affermare che non è vero che ha proposto di fare l'opinionista all'influencer. Aspettiamo quindi che Alfonso sveli i personaggi scelti per la nuova edizione del GF VIP. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.